Migliora nettamente il tasso di ospedalizzazione per Covid-19 in provincia di Teramo. L'ASL ha reso noto gli ultimi dati registrati sul territorio. Ad oggi sono 113 ricoverati, di cui 17 nella RSA di Contrada Bellocchio, 28 ad Atri, 33 a Giulianova, 32 a Teramo, solo 3 in rianimazione. Nello scorso weekend sono stati effettuati 2.700 tamponi con un tasso di positività del 4,7%, mentre procede a pieno ritmo la vaccinazione di massa. L'ASL di Teramo è stata l'unica in Abruzzo a superare il tetto di dosi da somministrare previsto dal Ministero, con 2.800 vaccini in più. E non mancano altre novità, come l'istituzione di una grande banca dati online dal nome UpToDate, che fornisce in tempo reale aggiornamenti scientifici a tutti gli operatori dell'azienda sanitaria teramana. È una banca dati completa, fatta da oltre 7.000 medici esperti. È consultabile in maniera semplice, i quesiti si possono porre anche in italiano. È chiaro, poi la risposta viene in inglese, ma oramai l'inglese scientifico è patrimonio di molti sanitari. Poter avere aggiornamenti in tempo reale è quello che si dice cognizione distribuita. Le competenze non possono stare più, non stanno più nella testa del singolo professionista, ma la capacità di utilizzare strumenti che possono metterci in grado di prendere decisioni giuste, addirittura nel punto di cura. Siccome si può fare consultare su un'app, si può fare direttamente al letto del paziente. E nell'ottica di umanizzare sempre più la sanità c'è un altro progetto che l'ASL di Teramo ha appena realizzato ed è quello ideato dal 118. Ad ogni bambino soccorso sarà regalato l'orsetto Berry, un peluche da abbracciare nei momenti di paura. Nel 2020 il 118 di Teramo ha effettuato 28.000 soccorsi, il 5% è rappresentato da minori. Si è visto che quando il bambino è solo, la possibilità di fornire al bambino, in questo caso un peluche, qualcosa su cui trasferire parte dell'angoscia a cui è preso durante la fase di soccorso, è fondamentale per permettere un miglior trattamento e cura del bambino, oltre a un accompagnamento da parte di operatori, infermieri, medici, dei mezzi di soccorso. Quanti bambini avete soccorso quest'anno? Sulla popolazione generale abbiamo visto che il numero dei bambini soccorsi risulta essere al di sotto dei 14 anni sul 5%, al di sotto degli 8 anni intorno al 2%, con numeri identici tra il 2019 e il 2020.